Col mare un bisogno sia dell'utente maturo che di quello più giovane alle prese con un disagio. Nasce con questo intento A Casa Con, il nuovo progetto del Comune di Chieti sotto la direzione della partecipata Chieti Solidale. In sostanza si tratta di un servizio di assistenza domiciliare di qualità a pagamento. Come funzionerà? Lo abbiamo chiesto all'assessore Alberto Giannini. Il servizio prevederà al momento in fase sperimentale 4 operatori a disposizione che sono stati formati e che quindi avranno delle credenziali ai quali verrà applicato, e questa è una cosa alla quale teniamo tanto, le tariffe previste dal contratto nazionale di lavoro. Le tariffe per i cittadini che chiederanno questo tipo di assistenza sono chiare e saranno omnicomprensive sia della prestazione lavorativa dell'operatrice ma anche di tutta la partita burocratica, e questo è fondamentale perché i familiari verranno sollevati non solo dalla cura dei propri cari ma anche dalla parte burocratica, che non è detto che sia semplice per tutti. Tecnicamente il servizio potrà partire già nella prossima settimana, come sottolinea il presidente di Chieti Solidale Pierluigi Baglietti. Abbiamo scelto questo periodo proprio perché conosciamo le difficoltà che si generano nel periodo estivo, in cui normalmente si godono le ferie, e si ha difficoltà a trovare personale che svolga questo tipo di servizio. A chi presentare la domanda? La domanda potrà essere presentata o direttamente a Chieti Solidale oppure passando per i servizi sociali del Comune. Prima, parlando con l'assessore, saranno tra l'altro delle tariffe senza sorprese. Saranno assolutamente tariffe senza sorprese, perché a differenza di ciò che accade con i contratti, con i rapporti privatistici, noi applicheremo il contratto ANFAS, che sarà onnicomprensivo anche della gestione di tutte le pratiche amministrative. Si tratta di un servizio sperimentale, però voi avete in animo, in mente di ampliare con un'offerta complementare. Certo, noi abbiamo l'intenzione di ampliare con offerte complementari che vadano a integrare la filiera di tutti i servizi che noi rendiamo. Ovviamente questo avverrà all'esito di questa fase di sperimentazione.